251 giorni dall'inizio della guerra non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Le forze israeliane martellano le postazioni di Hamas, decine i morti nelle ultime 24 ore, secondo fonti palestinesi, ma sono tante le vittime civili. Al confine tra Israele e Libano anche oggi nuova salva di razzi scagliati dalle milizie libanesi Hezbollah sul Golan, dopo il violento attacco di ieri nel nord di Israele, il più grave in 8 mesi di guerra. Gli Stati Uniti tentano una difficile de-escalation, ma le trattative sono di nuovo in bilico. Sul piano americano, per un cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi israeliani proposto dal presidente Biden, sono giunte richieste di modifica di Hamas, che torna a alzare la posta. Hamas chiede la fine definitiva e immediata degli attacchi israeliani, il completo e immediato ritiro israeliano dall'enclave palestinese. Inoltre non vuole veti israeliani sui nomi dei prigionieri palestinesi da rilasciare, né sulla loro destinazione. Il ricercato numero uno, Yahya Sinwar, pur costretto a stare nascosto in qualche tunnel insieme con gli ostaggi, si sente forte. Israele è sempre più isolato a livello internazionale e la causa palestinese è al centro dell'attenzione mondiale. Il massacro di civili usati come scudi umani non lo preoccupa. Le vittime civili sono sacrifici necessari, ha scritto Sinwar in una serie di messaggi ai suoi uomini. D'altra parte, il 60% dei tunnel di Hamas è ancora integro. Almeno la metà dei miliziani di Hamas sono vivi e continuano a sparare missili. Il governo Netanyahu, pur indebolito dalle dimissioni del ministro centrista Benny Gantz e senza un piano per il dopoguerra a Gaza, va avanti, avendo per ora la maggioranza in Parlamento.